di Treviso è iniziato in questo momento del primo tempo. Troppi tocchi, perde il pallone Mosca, attenzione, ancora l'Albanova in avanti, un tiro, il gol. Ha segnato l'Albanova con Amadou al minuto 10. Pallone per Sogliuzzo, Castagna la mette a terra, è libero sulla destra Peluso, poi Castagna dalla distanza, tenta la conclusione. Pallone sul fondo. Ancora l'Albanova, pallone in avanti, poi Pistola, errore, ancora Samb, il gol! Il 2-0 dell'Albanova. E la doppietta di Samb al minuto 31. Semplici, ancora Pistola superato, non c'è niente, buon per il Forio. Ma ancora una volta era stato superato Pistola, fuori in avanti con Mosca, può andare in area di rigore, Mosca in area di rigore, ancora Mosca, il tiro di Mosca, la parata del portiere. E siamo passati da un'area all'altra, poi Castagna è rimasta a terra, si rialza. Parte il tiro, pallone che è terminato alto sulla traversa. Arriva lo spiovente all'interno dell'area di rigore, il pallone balza, il gol! Il gol! Ha segnato il Forio! Minuto 40! Forio 1, Albanova 2! Ha segnato Tomasin! Nel frattempo, duplice fischio, squadre che vanno a riposo. Forio 1, Albanova 2, l'appuntamento è per il secondo tempo. Inizia il secondo tempo, Mosca se la mette sul sinistro, il cross, Cabrera, destra, il gol, fuori gioco, tutto fermo, da rivedere la posizione di fuori gioco di Acosta. Buono, spostato sulla sinistra, rilancio del Rulli in avanti a far correre Castagna, la mette a terra ancora Castagna, il tiro di Castagna, la palla sul fondo, ottima azione del Forio, ha provato il diagonale Castagna, pallone sul fondo di testa, poi a Rulo, pallone recuperato da Cittadini, in avanti a far correre Pelliccia che viene atterrato, non c'è niente secondo il direttore di gara, sarà rimessa per il Forio. Castagna di testa, la prolunga Mosca, il pallone per Pelliccia, tira, gol! Il gol! 2-2, il pareggio del Forio, Giacomo Pelliccia, la conclusione d'esterno, che può rimettere in gioco con il suo rilancio lungo, ed è così, subito il pallone in avanti, poi si ostacolano Mosca e Pelliccia, Mosca in ogni caso in avanti, la palla è buona per Castagna, la mette a terra Castagna, il tiro di Castagna, gol! Il ragazzo di Monterone! Il ragazzo di Monterone! Luigi Castagna! Al 36esimo! L'Inforio completa la rimonta! 3-2! 3-2! 3-2! Consulta il cronometro, direttore di gara, fischietti in bocca e arriva il triplice fischio, il cielo è bianco verde sopra Forio, il cielo è bianco verde sopra Forio, si esulta da un lato, si piange dall'altro, ma oggi 9 novembre dopo una battaglia il Forio vince per 3-2.